ragazzo, questo uomo giovane, è stato torturato a morte per ulteriore e in maniera scientifica. Volevano estorcergli delle informazioni che evidentemente non aveva. Si tratta di un corpo autorizzato a fare questo, che gode della impunità completa, perché se si trattasse di episodi di criminalità comune, l'Egitto avrebbe già assicurato alla giustizia. La reticenza indica proprio una volontà di coprire gli autori di questo delitto, perché si tratta, come succede, sento dire che succede da quelle parti, di delitti di Stato, organizzati da corpi separati che godono di una completa libertà di azione e di una completa impunità. Quello che noi vogliamo sapere è di che si tratta. Noi dobbiamo continuare a battere i nostri piedi su questo selciato, continuare a farci sentire, essere presenti, perché noi siamo la domanda e esigiamo la risposta.